Bella a tutti ragazzi, con Orgasmi che sono qui a portarvi il, diciamo, il primo episodio dell'Ignoranza to Glory, mi sembra che si chiami così. In realtà sarebbe il secondo, però è questo quello in cui iniziamo a giocare, ma soprattutto è in questo episodio che vi mostro la squadra che ho fatto dopo anni e anni di ricerca di ignoranza. Vi faccio subito vedere la squadra, intanto iniziamo il torneo oro, come avevamo detto. Cominciamo dal portiere De Santis, come sappiamo. Il portiere forse è il ruolo più dedicato di questo gioco, ma comunque del calcio in generale, e quindi ho voluto mettere un giocatore sì comunque ignorante come De Santis, ma abbastanza buono in porta. E non volevo mettere Argentoni perché altrimenti avremmo perso ogni partita. Poi andiamo a vedere subito Cacciatore come terzino destro, cioè è ignorante, guardate solo la sua faccia e le sue esultanze, quindi non può non essere inserito in questa squadra assolutamente. Poi ho messo, allora, no, Bonera. Bonera che all'età di, cosa avrà, 35 anni, 34 anni Bonera, gioca ancora quasi sempre titolare nel Milan, non per la sua bravura, ovviamente, sia chiaro, quindi più ignorante di così non si può, e il suo grande compagno di reparto non può che essere il grande Sasà Aronica, ignorante di alta categoria, con 32 di velocità e comunque statistiche di difesa e fisico parecchio bassine. Quindi andiamo avanti con Molinaro, che penso sia il terzino sinistro più ignorante che c'è in Italia, perché è abbastanza ignorante, cioè lo vediamo anche in faccia con la sua espressione un po' strana. Poi ho messo Verratti, perché uno che dice che conosce più il francese che l'italiano non può non essere inserito in questa squadra di ignoranti, comunque sia un ottimo giocatore. Pinzi, uno che ha preso quasi più cartellini gialli nella sua carriera che partite fatte, non può anche lui essere messo in questa squadra. Non me l'hanno consigliato in tanti Pinzi, ma secondo me bisogna inserirlo. Poi abbiamo Noce Nocerino, un altro ignorante che non sa neanche contare fino a 5 probabilmente, però comunque è un'ottima carta perché ha delle statistiche tutte sopra il 70, quindi è molto bilanciato. Ho dovuto mettere anche qualche giocatore abbastanza buono, altrimenti non avremmo mai vinto una partita. Poi abbiamo Insigne, uno che non sa neanche l'alfabeto, non può non essere inserito in questa squadra, per cui bisogna mettere anche lui, molto veloce, quindi potrebbe essere un giocatore chiave. Poi abbiamo Balotelli, perché vabbè, Balotelli lo sanno tutti chi è, quindi non può anche lui non essere inserito. E infine Ciro Immobile, perché anche lui è un ignorante di alta categoria, quindi anche lui deve essere inserito assolutamente. Questi sono gli 11 iniziali, vediamoci la panchina con Totò Di Natale, perché anche lui non possiamo non inserirlo. Poi andiamo un po' veloce, sennò perdiamo troppo tempo. Ciccio Tavano, cioè guardate che faccia, uno così è un criminale, deve essere per forza inserito. Cotta Fava, questo è il nostro capitano, non può non essere dimenticato questo giocatore, però sta in panca grazie al suo 33 di velocità. Troianiello, altro giocatore che non sa parlare l'italiano, quindi deve essere per forza messo. Poi abbiamo Porcari, detto Porca, che è di fianco a Madonna, quindi fate un po' voi i vostri calcoli. Poi abbiamo Troiano, vicino a Madonna, quindi fate anche voi i vostri calcoli. E basta, erano questi giocatori, non ho messo gli altri delle riserve, tanto sono inutili. Forse questi giocatori qui li ho messi soltanto per far scena, o forse perché magari ci serviranno nei prossimi episodi, non lo so. Comunque, raga, adesso ci cerchiamo una partita, la prima di questa serie. Ecco qui il primo avversario, Ugo, con questa maglia blu. Noi giochiamo 4-3-1-2, vediamo la sua squadra, ovviamente sarà devastante, la nostra fa ridere in confronto. Attenzione, ha subito un Suarez Dos Santos, abbiamo già perso ragazzi, perché uno con una squadra del genere, però c'è sempre il momentum che potrebbe andare a nostro favore, speriamo ovviamente. Attenzione, Insigne per Balo davanti al portiere, il Balo! E ci porta subito in vantaggio Marione Balotelli! 1-0 ignoranti, mamma mia che azione di Insigne, che passaggio, attenzione, ci sta bucando, sarà una caterva di gol mi faranno in sta partita, perché questo gioca con Suarez e noi abbiamo in porta De Santis, quindi, e poi signor difensori, comunque 1-1, Insigne per Nocerino, Nocerino, ma questo è un fenomeno, Nocerino è un fenomeno, ma che assist! Per Ciruzzo Immobile, ignoranza da tutti i pori. Che gol, 2-1 per noi dopo soli 10 minuti, 3 gol. Però vabbè, è così, l'ignoranza è così.
No! Non stavo neanche commentando qui Bonera, va a vuoto come un pinguino. E Toni Kroos fa gol di testa. Quindi potete capire che scarso è nelle marcature Bonera. 2-2 immeritato perché stiamo giocando alla grande. Il Noce! No, dove tira Noce? Faceva un angol della Madonna. Gran palla per Insigne. Col sinistro, dove cazzo tiri? Mamma mia, ci siamo mangiati due gol incredibili. Ciro, aggiustatela. E Ciro, la doppietta. Ciro magnifico, 3-2 al 45esimo. Stiamo giocando alla grande. Finisce il primo tempo, un primo tempo direi dominato da entrambi, nel senso che questo ovviamente va dritto e fa sempre gol, però noi rispondiamo al fuoco con altri gol, doppietta di Ciro e gol del Balo. No, sì, attenzione, cross in mezzo, Molinaro, che cazzo fa Nocerino? No, questo è passato, esportategli la milza, cazzo. Attenzione, Verratti dalla distanza, mamma mia, da quanto è uscita questa palla, di quanto è uscita. È finita, incredibile, non ci credevo perché non ho l'audio, quindi non l'ho sentito, è finita. 3-2, gli ignoranti riescono a battere un top team di livelli mondiali con Suarez davanti che era infermabile praticamente, sconsolato, esce dal campo. E intanto Ciro Immobile, Balotelli siglano la vittoria dell'ignorantim. Grandi ragazzi. Vediamo qui, migliore in campo Ciro Immobile con due gol, uno Balotelli e assist di Lorenzo il Magnifico Insigne, Antonio Nocerino e Giampiero Galeazzi Pinzi. Grandissima partita, grande prestazione ignorante e adesso ci godiamo la nostra vittoria. Comunque raga, vittoria strameritata, andiamo a vederci un po' la nostra squadra, nessun infortunio. Ci becchiamo nel prossimo episodio che ci sarà la seconda partita che dovrebbero essere i quarti di finale, poi ci saranno le semifinali e poi la finale ovviamente. Sperando di riuscire a raggiungerla e sperare di giocare bene anche nelle prossime partite, fatemi sapere nei commenti se secondo voi dovrei prendere qualche altro giocatore per magari migliorare la rosa, perché in difesa facciamo veramente cagare, quindi fatemi sapere, magari da prendere un Bonucci o un Chiellini, quei giocatori abbastanza ignoranti però un po' più forti, fatemi sapere. Lasciate un bel like raga, 400 mi piace, uscirà un nuovo episodio, spero che questa serie vi piaccia perché comunque fa un po' ridere e ci si diverte. Vi invito a iscrivervi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link come sempre li trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga.